Vivere e raccontare, puntata numero 248, sono le 18:30 del 6 maggio 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi da Milano Laura Lamarra. Vivere e raccontare è il format ideato da Gioacchino Onorati e Augusto Zucchi che dà modo agli autori di raccontare la propria opera. Oggi noi racconteremo insieme all'autrice stessa La vita che indosso, pubblicato dall'Aracne Editrice proprio nell'aprile 2021 e fresco di stampa. Laura Lamarra, io vi dico subito che Millionaire l'ha giudicata come una persona dal curriculum invidiabile. E io chiedo subito a Laura Lamarra, dandole il benvenuto per essere protagonista oggi con noi a Vivere e Raccontare, chi è Laura Lamarra? Grazie dell'invito e grazie di questa presentazione che sintetizza, lo dice Millionaire, quindi ci dobbiamo fidare perché comunque no. È autorevole, insomma, è una delle riviste più autorevoli del Ma peraltro settore. devo dire che, vabbè, ovviamente ringrazio Millionaire, ma ringrazio anche tutti gli imprenditori, i CEO, i manager con cui insomma ho lavorato e lavoro e dai quali ho in effetti ricevuto manifestazioni di stima. Quindi Laura Lamarra chi è? Laura Lamarra è una persona appassionata della vita. E proprio perché è appassionata della vita, diciamo, nel suo excursus professionale ha fatto diverse cose. Il mio obiettivo è sempre stato quello di colmare dei gap conoscitivi. Cioè io credo che sono convinta che la conoscenza sia uno strumento potente e che serva proprio per affrontare diverse situazioni nella vita privata e professionale. E quindi cosa ho cercato di fare nella mia vita dopo gli studi universitari a Milano? Ho avuto delle esperienze professionali in multinazionali, le grandi società di consulenza, PricewaterhouseCoopers, Arthur De Little, che ti mandano in giro con la valigetta ad aiutare le aziende a implementare i loro progetti di business, di riorganizzazione interna, di risk management, marketing e comunicazione. Dopo questa esperienza consulenziale, io però avevo voglia proprio di sperimentare anche cosa significa lavorare all'interno di un'azienda, perché è tutta un'altra cosa. E quindi ho avuto dei ruoli di responsabilità in diverse aziende, come, non so, il mercato finanziario di Unicredit, Expo 2015. Io sono stata proprio un direttore di Expo 2015 che ha vissuto tutti i 7 anni di Expo, quindi dalla startup fino alla conclusione, alla liquidazione della società. E oggi presto appunto questa mia attività professionale nei confronti di imprese, imprenditori, liberi professionisti, metto a disposizione il mio know-how e li aiuto sia nei progetti di sviluppo business, sia nei progetti di riorganizzazione alla luce soprattutto dell'innovazione digitale e della sostenibilità ambientale. Sono anche cultrice della materia in sostenibilità ambientale all'Università di Pavia. Dottoressa Lamarra ci ha dato veramente un quadro a 360 gradi della sua attività professionale, ma anche della sua formazione. Il suo libro, La vita che indosso, è stato proprio definito un inno alla vita, perché racconta proprio il modo con cui forse la vita metaforicamente dovrebbe essere affrontata e anche presa. Lei parla, ripeto, con una metafora molto bella del cappello da indossare. Che cosa vuole, che messaggio vuole veicolare? Sì, dice bene perché allora, La vita che indosso è un libro che chiaramente mi rappresenta moltissimo, però io credo che molti si possano riconoscere. Perché? Perché il protagonista del libro in realtà è proprio la vita in generale e in particolare il modo in cui noi decidiamo proprio di indossarla. Che cosa intendo per indossarla? La vita di ognuno di noi è fatta inevitabilmente di tsunami, li chiamo così, sono momenti di svolte, sono imprevisti, sono coincidenze o mancate coincidenze, situazioni che magari lì per lì non comprendiamo, ci sembrano anche assurde. Di fronte a questi tsunami noi abbiamo però la possibilità di decidere come reagire e quindi se farci schiacciare da questi tsunami, se invece affrontarli in modo positivo e quindi il cappello che è proprio sulla copertina chiaramente del libro, il cappello vuole proprio simboleggiare il nostro modo di rispondere a questi tsunami. Si può sopravvivere o si può vivere, sono due cose completamente differenti. E noi possiamo appunto decidere se sopravvivere o vivere.
Dottoressa, per quanto riguarda anche, questo è proprio il messaggio che lei veicola attraverso il suo libro, un libro veramente molto positivo, molto che esplica proprio come, ripeto, dovrebbe essere presa e affrontata la vita. Nel suo libro però parla anche dei luoghi geografici, talvolta per quello anche che, non soltanto per quello che sono, ma per quello che rappresentano per ognuno di noi ha i suoi luoghi del cuore. Lei parla della Brianza, di questa finestra aperta, della Milano mitteleuropea, insomma. Sì, esattamente. Io parlo della Brianza perché non bisogna mai, a mio avviso, dimenticare le proprie origini. Io sono nata a Milano, ma sono cresciuta in Brianza, in un paesino vicino a Monza, e da lì, da queste finestre spalancate su questi campi, con una natura che mi parlava e bisognava proprio ascoltarla, io da lì guardavo a Milano come fosse la grande mela e quindi avevo, diciamo, una serie di sogni o comunque di aspettative. In ogni caso, quello che volevo fare, non sapevo ancora bene che cosa avrei fatto nella vita, però sapevo che volevo, diciamo, valicare quei confini e quindi sapevo che volevo cimentarmi in diverse esperienze, sia private che professionali, perché nel libro si parla sia di privato che di professionale, che mi avrebbero permesso di crescere. Ecco, questo è sempre stato l'obiettivo. Poi, in effetti, nel libro non si parla solo di Brianza, non si parla solo di Milano, ma si parla anche di Roma, perché per esperienze professionali ho vissuto anche lì un periodo, si parla di Sardegna, quindi diciamo che ovviamente non avevo la pretesa di esaustività e quindi di parlare di tutte le regioni italiane, ma l'obiettivo era anche un po' quello di parlare di un Made in Italy a cui io sono molto cara. Ci tengo molto, ho sempre infatti puntato sul marketing territoriale, ritengo che l'Italia abbia delle bellezze che noi non solo non valorizziamo in maniera sufficiente, ma non proteggiamo neppure quanto dovremmo. E quindi nel libro parlo di quest'Italia che anche lei, come ognuno di noi nella vita, anche lei affronta degli tsunami, affronta dei grandi eventi. Parlo di Expo 2015 come un grande evento positivo che ha comunque costretto in positivo il paese a riflettere, a rinnovarsi, eccetera. Parlo di un Expo Dubai, che sarà appunto l'Expo che ci sarà prossimamente, e lì il padiglione italiano chiaramente sarà presente, per cui l'Italia sarà comunque protagonista anche di questa esposizione universale. Nel bel mezzo, tra quest'Expo che fu e quest'Expo che sarà, c'è il grande evento del coronavirus, che anche questo è un grande evento universale che provoca, cioè sostanzialmente costringe ognuno di noi e il paese nella sua interezza a fermarsi, a riflettere e a modificare, cambiare il passo e quindi magari indossare un nuovo cappello per fare la differenza. È veramente molto, fa riflettere questo che lei ci dice, dottoressa, proprio per come affrontare la quotidianità anche, non soltanto il grande evento, anche proprio la quotidianità che poi dopo quando si inserisce in un grande evento come quello del coronavirus, che questa chiave di lettura è veramente molto interessante. Dottoressa Lamada, siamo quasi alle battute finali di questa puntata di Vivere e Raccontare. Io le volevo chiedere che cosa le ha lasciato, che cosa le sta lasciando questo libro. È proprio fresco di stampa, però insomma poi l'autore, diciamo, l'ha scritto, l'ha portato dentro tanto tempo, lo ha pensato e adesso è diventato di tutti, è di dominio pubblico questo suo libro, insomma. Che cosa gli ha lasciato questa esperienza anche editoriale che è lontana dalla sua vita professionale? Esatto, in effetti, beh, io ho sempre amato scrivere. In tempi non sospetti la professoressa di italiano delle superiori diceva che facevo dei temi molto belli, però mai, diciamo, avrei immaginato che un giorno avrei scritto un libro. D'altra parte c'è da dire che, come diceva lei, è comunque stato per me un salto, perché anche se scrivo per testate giornalistiche, però scrivere degli articoli giornalistici è un conto, come lei ben sa, e scrivere invece un È libro tutta un'altra cosa, scrivere.
un'altra cosa. Quindi mi si è aperto un mondo, io ho cominciato a scriverlo e l'ho completato durante il periodo del Covid. E quello che adesso ho tra le mani, appunto questo libro, sicuramente è una grande soddisfazione per me stessa e più che altro però anche la volontà di condivisione. Io ritengo che il libro proprio in sé, sia uno strumento potente di condivisione. E quindi nella condivisione, a mio avviso, c'è amore, c'è voglia di confronto, perché comunque ci si sottopone a critiche e ad osservazioni positive e negative, come appunto nella vita. Per cui per me questo è anche una coccola per me stessa, certamente, però è anche soprattutto un mezzo per condividere quello che io ho appreso fino adesso e per anche per far riflettere su quanto sia importante nella vita affrontare le situazioni sempre in modo positivo e rinnovandosi. Sempre con quel scegliendo il cappello da indossare, insomma. Esattamente, esattamente. grazie alla dottoressa Laura Lamarra. Io vi ricordo La vita che indosso, pubblicato dall'Aracne Editrice nell'aprile 2021, un libro che abbiamo detto un inno alla vita, un inno alla positività e soprattutto un modo, ci spiega la dottoressa Lamarra, il modo forse migliore come affrontare la vita e le situazioni della vita. Grazie a Laura Lamarra. Grazie a voi. Io do appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata.